qui nel post partita ancora una volta Salerno Pulita vincente in vetta al campionato, il team di Catania non a caso, siamo qui con una delle stelle, dei giocatori più importanti, anche una Salerno Pulita che non vuole fermarsi, si vince, si gioca bene, c'è un bel gruppo, un gruppo unito, tutti i presupposti per fare un campionato di vertice fino alla fine. Sì, i presupposti sono per vincere il torneo, siamo qui apposta, anche se pre-gara ci sono stati alcuni scherzi nello spogliatoio che sicuramente saranno risolti. Saranno risolti, esatto. Volevo fare un complimento al Bomber qui con noi. Che Bomber Raimo, un voto a questo anno da 1 a 10, quanto è forte questa squadra? 8. Quindi una squadra che punta a vincere sicuramente, anche con i tuoi gol. Sì, sicuramente. Ma ti ispira Pippo Inzaghi, è vero, c'è Romano che dice ti ispira Inzaghi. Sì, mi piace. Quanto ti piace anche il sito? Perché so che tu sei sempre sul sito. Mi sto appassionando tanto a questo sito, sì. Mi piace il torneo e ci stiamo divertendo tutti. Il giocatore del quale non può fare a meno questa squadra, no, Bomber forte, è vero? Sicuramente, stasera non mi è piaciuto tanto, però spero che torni come prima. Spezio la lancia a favore di Alfredo Russo o Pulzio di Sonora dalla porta? No. È un bravo portiere. Io volevo fare un complimento al mio nuovo compagno di reparto, Romano. Romano Luca, sì. Sicuramente una bella esperienza. A parte ci manca un po' la fase difensiva, però si sa proporre bene in attacco e a volte fa anche gol. In chiusura presidente Casola, Casola, una squadra così deve vincere, fino a questo momento la tua gestione è più che perfetta, voto 9. È un buon presupposto per seguire questo campionato in attesa di big match. Certamente, qua aspettiamo le grandi. Fino adesso il nostro obiettivo è vincere e cercare di portare sempre i risultati a casa. C'è anche chi dice soldi non ce ne sono. Sono uno dei quei presidenti non presidenti. Presidente povero. Presidente povero. In bocca al lupo, la sede pulita e buon campionato a tutti. Grazie. Buona serata.